Forse noi siamo ancora un po' fortunati perché siamo al quartiere di Ponte Carica e Piazza Adriatico, che è ancora molto un paese. Nonostante tutto, chi conosce quel posto lì è un paese. Però cos'è successo? È successo che dopo l'alluvione l'abbandono è stato veramente molto, ma molto più marcato, si è sentito tanto e ancora adesso è tutto vuoto e tutti quei negozietti che c'erano, le famiglie che sono state alluvionate, ci abitano ancora. C'è tante cose da fare, ma tantissime cose da fare. E il senso di abbandono è la cosa più brutta che abbiamo percepito. E quindi è nato l'associazione Amici Ponte Carega per dare modo che escano fuori queste tematiche. Cioè, qualcheduno incominci a sentire che c'è bisogno che si faccia qualcosa. Abbiamo fatto l'incontro insieme alla mediazione per cercare di trovare dei punti giusti per partire ed è successo che abbiamo trovato dei punti molto, molto concordati tra noi, insieme al nostro presidente qui che si sbatte tantissimo. E devo dire che grazie a lui e altri. Vabbè. Comunque, cosa voglio dire? Grazie alla mediazione siamo riusciti a trovare questi punti e i punti sono di cercare di qualificare il nostro quartiere. Questo è il nostro quartiere dall'alto, che sarebbe Piazza Adriatico. E cosa voglio dire? Beh, da vedere dall'alto dici, vabbè, cosa mi dici? Non mi dici niente di nuovo? No, fa completamente schifo. Cioè, arrivo. Chi ha voglia di andare a vedere Piazza Adriatico è abbandonato come dopo l'alluvione. Cioè, ci sono dei portoni che tu entri dentro, c'è ancora l'alluvione dentro, sotto nei palazzi dove si sono svuotate le case, abitano ancora tre famiglie, di cui una è anche qui. E noi stiamo cercando di trovare anche le soluzioni anche per queste famiglie, di aiutarle, far sentire la loro voce. Questa è la nostra piazza. Qui, come vedete voi adesso, chiaramente era tutto alluvionato fino quasi al primo piano, perché questa qui è la vasca di Ponte Carega e Piazza Adriatico. Tutto quello che viene da Via Terpi, Sant'Eusebio, viene dentro questa vasca naturale che è stata creata. La fortuna nostra, perché dicevo che questo è un posto che è ancora un quartiere, ma è un paese, perché l'immigrazione c'è stata, ma c'è stata tantissimi anni fa. Io sono calabrese, nato a Genova, però siamo tutti integrati in mezzo a quel gruppo di genovesi che. Cosa volevo dire? Ma i genovesi ti tiravano le orecchie, quando incominciavi a dire qualcosa, non facevi quello che volevi. Non che voglio offendere qualcuno, era proprio una cultura che era diversa. Proprio ti prendevano per le orecchie, no, vieni un po' qui, che te forse stai facendo cose che non devi. Comunque, grazie a Gigi, adesso noi volevamo far vedere anche, se c'è la possibilità di far vedere, come volevamo riqualificare la nostra piazza, renderla vivibile. Voi tenete conto che la Piazza Adriatico ora, che è maggior parte abitata da anziani, non escono di casa. L'arci che c'erano non c'è più e siamo riusciti, grazie anche comunque, bisogna dirlo, al municipio a dare un'aria all'arci e a mesi dovrebbe ripartire di nuovo l'arci di Ponte Carega. Questa sarebbe la piazza col campetto spostato e alberato in maniera diversa, con i giochi in mezzo ai due palazzi. Sperando che questa cosa poi venga magari condivisa sia dagli abitanti e poi da chi in teoria dovrebbe poi metterla in atto questa cosa, cioè nel senso che dovrebbero servire non tantissimi soldi, anche se poi noi fondamentalmente avevamo chiesto che se non ci fossero stati dei soldi vogliamo sottoscriverlo, ce lo facciamo noi con le nostre forze. Abbiamo delle persone che si occupano di edilizia, di tutto il resto, quindi loro ci devono dare i permessi, poi se non ci sono i soldi perlomeno non possono dire non ti posso fare perché non ho una lira. No, non ne voglio più soldi, mi devi solo dire sì e basta. Questo è il giardino per i nostri bambini che la piazza non la vivono perché vanno nei quartieri di fronte, perché c'è un piccolo spazio dove hanno per fortuna la possibilità di divertirsi. Quindi il quartiere è abbandonato. Non è solo abbandonato, ma il 25 aprile hanno dato anche una corona che quest'anno l'hanno ridotta ancora di più per
per i nostri. Una volta era un po' più grande, adesso l'hanno fatta piccolino proprio per ricordarsi che sai, da buon genovesi. Non sa mai, ancora. Non c'è soldi, non ce n'è. Comunque noi, oltre a questo, abbiamo anche a che fare con delle tematiche. Gli stanno costruendo un bricoman che hanno sbancato una collina intera per costruirla, ma si sta parlando di non so quanti metri quadri, quindi di dissesto idrogeologico. I nostri Rio Mermi, il Rio Torre, che doveva essere preso in considerazione molto, ma molto prima. Perché noi ci siamo alluvionati, ma non perché il bisagno è uscito fuori, ma perché Rio Torre e Rio Mermi sono esondati. Ed è venuto tutto da Sant'Eusebio e dalle vallate, no, dalle nostre teste, perché c'è l'abbandono, proprio abbandonato. Allora ci siamo alluvionati, quindi noi abbiamo creato l'Associazione Bici Ponte Carega, abbiamo cercato di, insieme alla Bricomen e alla COP7, di avere un'area dove appartiene attualmente alla COP7. La COP7 è quello che sta costruendo il brico, quindi come onere di urbanizzazione avevamo chiesto se potevano darci un'area verde dove adibire quest'area verde, che noi l'abbiamo chiamata casetta. Ci sono delle fasce che anche lì abbiamo chiesto di darcela gratis, cioè noi non vogliamo che ce la rimettano apposta. Voi dite: ma dove li prendete i soldi? Non ce n'è. È vero, non ne abbiamo neanche noi, perché io ho due muti, una moglie a carico e due figli, quindi non ce n'è. Però con le forze, qualcuno diceva che a goccia, piano piano il secchio si riempie. E noi, la nostra forza è quella di non chiedere più soldi, vogliamo solo dei sì e basta. Quindi sì, e si devono impegnare. Abbiamo chiesto una bacheca, perché la gente possa attaccare qualsiasi cosa, ma anche ad avere bisogno di un bianchino. Abbiamo chiesto anche di poter attaccare sul Ponte Carega una poesia che ha fatto Sbarbaro, se non sbaglio si chiama, quindi attaccare anche questa poesia. E per quanto riguarda il teatro, mi leggo che Pirovano, che è di Via Terpi, ci ha inseriti come Ponte Carega nel Festival dell'Acquedotto, quindi è una cosa bellissima. Vi posso garantire che l'acquedotto di Genova, 13 km, per chi non c'è stato, fateci una camminata, perché non è bello di più. E Pirovano è uno di quelli che lavora tanto per il sociale, e noi effettivamente insieme a Pirovano daremo una mano sia a noi che a lui. Ora passo Fabrizio, che è il nostro presidente dell'associazione. Grazie per aver ascoltato. Invece alle vostre spalle, alle mie spalle, vedete il progetto del Bricomen, perché giustamente Ivan ha detto che il nostro è ancora un paesello, però sì, diciamo che è il quartiere dove la campagna si confonde con la città, è così, a me piace descriverlo così, ma questa sua caratteristica è ormai compromessa e messa in grave crisi dalla cementificazione delle grandi società quali COP7 e Artea, cioè l'immobiliare di COP, che nel territorio di Ponte Carega stanno costruendo due grossi centri commerciali. Posso far vedere la gente, l'area verde che noi praticamente abbiamo chiesto. Voi tenete conto che qua verde non ce ne sarà. Noi abbiamo chiesto in tutta questa opera solo la possibilità di avere almeno questo punto. Che questa è una collina dove noi puliremo, e qui c'è una casetta. Questa casetta servirà non per noi associazione, ma chi vorrà fare una mostra, chi vorrà andare a leggere, faremo una biblioteca dove metteremo dei libri, chi vuole andarsi a riposare, intorno ci sono degli alberi di ulivo, di frutti, quindi faremo le panchine tutto intorno agli alberi dove uno possa andarsi a leggere il suo libro con serenità, con tranquillità. Quindi è una cosa molto bella che vogliamo fare, cioè vogliamo che la gente esca di casa, che la gente si riappropri del proprio quartiere, perché è un quartiere molto vecchio, ma i giovani esistono. Cioè i giovani non devono andare per forza a Bocca d'Asse a prendersi un gelato, possono ritornare anche a Ponte Carega a mangiarsi un gelato. Non esiste più niente, quindi creiamo i presupposti, come diceva lui prima, che non mi ricordo il nome, ma di aprire nuove attività. Grazie. E vorremmo anche, in tutto questo contesto, in questo ragionamento che stiamo seguendo ormai da qualche mese, eliminare il gap che c'è tra la periferia e il centro. In qualche modo
il nostro obiettivo è poi quello, quello di superare questo concetto di periferia, il concetto di ghettizzazione che da decenni ormai si è creato e che ha fatto del nostro quartiere, che era un paesello, ormai un centro degradato e degradante anche per chi ci abita, perché chi abita qui non si ritiene più un cittadino, ma si ritiene semmai un cittadino di serie B. E quindi il nostro obiettivo, l'obiettivo dell'associazione, oltre a spiegare il fallimento della politica odierna, è anche quella di in qualche modo cercare di prendere le cose per mano e condurle ad un futuro più, ad un futuro diverso, ad un futuro più umano. Cerchiamo infatti di mettere l'uomo al centro dei nostri progetti e non invece i piloni di cemento e i centri commerciali, come invece sta accadendo. E tornando a quello che stavo dicendo poco fa, quindi al centro commerciale di Bricomen, i due centri commerciali che COP7 sta costruendo nella zona, abbiamo qui l'area di Bricomen di cui parlava Ivan poco fa, che è un'area di 49.000 metri quadrati, quindi sostanzialmente è più grande del padiglione della Fiera del Mare, su un'area di 200.000 metri quadrati che è stata completamente sbancata e cementificata per permettere la costruzione di questo centro commerciale, in una zona che prima era verde e che è nel bacino idrografico del rio Mermi, che è, come ha detto, ripeto, Ivan poco fa, il rio che è esondato il 4 novembre 2011 creando il degrado che ora vediamo, perché sostanzialmente ha allagato due quartieri, Ponte Carega e Piazza d'Adriatico. Il nostro progetto è quello appunto di avere... Qua non si vede, ma certo, oltre a Bricomen c'è anche l'area di Guglielmetti, dove c'era la vecchia officina degli autobus che a breve diventerà la nuova Ipercop della Val Bisagna con la messa galleria commerciale. E il fatto è che da queste operazioni, che sono molto remuneratizie per il comune e per i costruttori, il cittadino non ha nulla in cambio. L'unica cosa che c'era stata data in cambio era una piccola area giochi a fianco della rotonda, che ora vogliamo far vedere. Annoiamo un po', scusate. Sì, era quella grande, mi sembra, no? Sì, mettila a mappa, Gigi. Tanto lei si fa. È sostanzialmente... il progetto prevedeva una piccola area d'uso della cittadinanza che prevedeva l'insediamento di quattro panchine e di questa piccola area a fianco della rotonda dove poi giravano i tir per entrare nel centro commerciale. Visto questo progetto abbiamo incominciato ad impuntarci e a chiedere invece aree più vivibili, che certo saranno attorniati da centri commerciali, ma il quartiere non ha niente, non ha uno spazio verde, non ha un centro civico, non ha niente. Ora noi siamo costretti a fare le riunioni nel nuovo Arci, che tra l'altro a breve verrà ristrutturato, quindi a quel punto ci dovremo vedere in piazza per dover fare... Sì, certo, per dover fare le riunioni. Chiediamo semplicemente degli spazi per la cittadinanza. E quindi, a scomputo dei problemi che questi centri commerciali andranno a creare nel quartiere, abbiamo chiesto delle aree verdi, compresa l'area della casetta di cui ha parlato Ivan, di cui Gigi ha fatto vedere le immagini, con il quale c'è anche un progetto con il WWF, perché da un po' di tempo abbiamo intrapreso un percorso con il WWF ed altre associazioni della vallata per parlare di dissesto idrogeologico e per arrivare a novembre a discutere un convegno partecipato di livello nazionale con l'intervento anche di professori universitari per parlare del dissesto idrogeologico visto dalla parte dei cittadini. Perché la cosa divertente è che è stato un tema attualissimo, perché anche oggi è stata una frana, poi sappiamo che c'è stata la frana di via Ventotene, quella di Alvaro. La cosa divertente è che Crivello piange e dice che non ci sono soldi per intervenire, che c'è comunque una grossa problematica legata al dissesto idrogeologico, però poi alla fine si danno i permessi per sbancare le colline e per cementificare un territorio già fragile. Naturalmente non mi vergogno a fare nomi e cognomi, perché
le parole sono sulla bocca di tutti, sui giornali, quindi non ho alcun problema a dire le cose così come stanno. E quello che vogliamo fare con il WWF è creare appunto questo percorso partecipato che in qualche modo sia partecipato dai cittadini stessi, quindi i cittadini devono parlare di come hanno percepito l'alluvione. Abbiamo già fatto un incontro con gli amici di Via del Molinetto, quindi di Quezzi Alta, che hanno vissuto in prima persona l'alluvione del Ferreggiano. Il prossimo mercoledì, l'8 maggio, ci rivedremo di nuovo all'Arci Ponte Carega Shop all'interno della Vallata, della Val Bisagno, quindi esportando i risultati di questi incontri, e poi organizzare questo grosso convegno a livello nazionale col patrocinio del WWF a novembre, che sarebbe poi solo il primo step di un progetto ben più ampio che ricomprende l'area della casetta di cui abbiamo parlato poco fa e che prevede la creazione di un'oasi del WWF del Parco dei Forti Orientali, che comprenda anche il Forte Richelieu, il Forte Santa Tecla, Torretta di Quezzi e il Forte dei Ratti. Bene, passo la parola a Martina. Volevo dire solo una cosa, scusatemi, noi come associazione, cioè non è che rimane a noi l'associazione noi vorremmo unire le forze, cioè quindi se avete la possibilità di contattarci, cerchiamo di non essere una goccia, noi siamo dalla Val Bisagno, ma i nostri temi sono uguali ai vostri, quindi se avete voglia uniamo le forze. Io ho sentito delle cose molto grosse, in Val Bisagno ce n'è per così, non c'è tempo per dirle, però uniamo le forze, qualsiasi cosa fate, chiamate. Non verremo in 50, magari siamo in 20, bene, però 20 già comincia a fare qualcosa. Io mi chiamo Martina e sono stata una delle attivatrici sul territorio di Piazzale Adriatico. Abito in zona, quindi per me è stato facile, diciamo, trovare i contatti. E devo dire che siamo rimaste molto sorprese, tutto a parlare a nome delle mie compagne anche, dalla partecipazione, perché appunto abbiamo iniziato con una riunione a dicembre che abbiamo pubblicizzato chiamando varie associazioni sul quartiere, cercando di tirare dentro anche i commercianti, che però anche in questo caso non hanno risposto positivamente. E appunto la prima riunione si sono presentate 10 persone e non c'era nessuno di questa, c'era solo lui anzi, di questa associazione, perché era tutto in divenire, diciamo. Abbiamo fatto una seconda riunione che è stata ancora meno partecipata, quindi eravamo un po' depresse, diciamo. E in realtà poi col passaparola molto forte, perché comunque il territorio è piccolino, ma c'è ancora tanta gente che si parla, contrariamente ad altri posti. Quindi il passaparola è stato veramente forte, infatti al workshop sono andate 15 persone di cui noi non sapevamo quasi niente, perché erano persone nuove, quindi semplicemente incuriosite dalla cosa si sono presentate e mi sembra che siano emerse delle cose positive. E appunto, questo per parlare dei numeri. Per quanto riguarda le nostre difficoltà, devo dire che non abbiamo avuto problemi a contattare le persone, come diceva anche già dall'inizio, tutti molto gentili, anche chi non ha voluto partecipare. L'unica cosa, abbiamo avuto il riscontro di un gap generazionale nella piazza, quindi c'è un po' il problema giovani vecchi che non si parlano granché. E quindi appunto speriamo che con questa proposta dell'associazione si riesca a tirare dentro anche quelli che stanno in casa. Basta.